Allora, ben trovate di nuovo e ben trovati a tutti quanti. Proseguiamo con lo studio di questi archetipi che esistono nella donna. Proprio oggi ho ordinato anche l'altro libro, Gli dèi nell'uomo, dentro l'uomo. Quindi sarò felice poi di condividere anche questi archetipi maschili. Come le divinità e quindi i Deva condizionano l'uomo e la donna. Vedete? Secondo me questo è un libro che tutte le donne devono avere. Vedremo se quello sugli uomini è allo stesso livello. Secondo me sì, perché Jens Bolen è veramente una psicologa molto brava. Allora, oggi andremo a parlare delle dee vulnerabili, Era, Demetra e Persefone. In particolar modo faremo prima una linea generale di che cosa sono queste dee vulnerabili e poi oggi parleremo di Era. Per la donna che è molto collegata invece ad Artemide, è difficile accettare anche questa parte vulnerabile, quindi non ci si riconosce molto in certi ruoli, ma è fondamentale invece conoscerli per comprendere quali si sono manifestate in lei in base anche alle fasi della vita e quali ancora sono presenti in noi e nelle altre donne che conosciamo. Perché scoprire queste qualità e questi limiti ci aiuta a distaccarci, ad esserne oltre. Allora, le dee vulnerabili, come abbiamo detto, Era, che è la moglie, è identificata proprio come la moglie, Demetra, l'archetipo della madre, e Persefone, della figlia, della fanciulla. Qui vediamo che rappresentano il rapporto con gli altri. Le altre tre dee, Artemide, Atena e Estia, descrivono di più il carattere della donna, quindi come interagisce in lei e nel mondo, invece qui proprio con le persone, in relazione ad un'altra persona, perché non ci può essere una moglie senza un marito, non ci può essere madre senza un figlio e non ci può essere figlia senza dei genitori. Quindi andiamo subito a vedere queste tre dee. Le tre dee vulnerabili sono Era, che abbiamo visto, la dea del matrimonio, Demetra, dea delle messi, quindi anche del nutrimento, della maternità, vista anche in questo senso, e Persefone, nota come core o fanciulla, regina del mondo sotterraneo. Queste tre divinità impersonano gli archetipi dei ruoli tradizionali della donna, moglie, madre e figlia, per quello che molti si ribellano al fatto che esista anche questo aspetto. Per una donna femminista come Artemide, dice basta con questi ruoli, bisogna uscirne fuori, la donna esiste al di là di queste relazioni. È vero, ma non è vero, nel senso, ci sono archetipi innati in noi e queste dee esistono e non esistono solo come persone esterne, ma si manifestano anche nella donna e nell'uomo, nella creazione. Quindi non si possono ignorare solo perché non ci appartengono in maniera predominante o perché hanno fatto parte solo di alcuni aspetti della nostra vita. Questo è fondamentale. Sono le dee orientate al rapporto, che trovano identità e benessere in un rapporto significativo. Loro sentono che il senso dell'esistenza è in questi tipi di rapporti. Tolto quel rapporto, purtroppo, cadono o nell'ira o nella depressione. Vediamo, Era è più portata all'ira e alla vendetta, Persefone
invece Demeter e Persefone alla depressione. È per quello che se ci sono presenti dee vulnerabili in maniera predominante, una di queste tre dee che predomina la nostra personalità, la dobbiamo assolutamente equilibrare con una dea vergine, di quelle indipendenti che abbiamo studiato precedentemente, come Demeter, Artemide, è fondamentale lei come principio. Estia, che l'abbiamo studiata ieri, rappresenta proprio la donna saggia, colei che ha il fuoco spirituale acceso, molto interiore, quindi soddisfatta in se stessa, perché non dipende da nessuna relazione. E poi c'è anche Atena. Lei è dea della conoscenza ed è molto brava nella gestione della materia, quindi indipendente, autonoma. Nei miti che le riguardano furono tutte e tre violentate, rapite, dominate e umiliate da divinità maschili. Tutte e tre soffrivano quando un legame si interrompeva o non veniva onorato. Tutte e tre hanno sperimentato l'impotenza e ognuna ha reagito in maniera tipica. Era con la rabbia e la gelosia, Demeter e Persefone con la depressione. Tutte e tre hanno manifestato sintomi assimilabili alla malattia psichica, è per quello che è fondamentale fare emergere nella personalità della donna altre dee. Perché si è sempre dipendenti da qualche relazione, ma queste relazioni possono finire per una morte, possono terminare perché l'altro decide di lasciarci, o di allontanarsi in una maniera o nell'altra. Quindi la madre, per esempio, che vede i suoi figli andare via per lavoro o per un matrimonio, soffrirà tremendamente se è collegata a questo archetipo di Demetra. Se questo archetipo è principale e non riesce a far emergere altre idee, lei si sentirà inutile. E come vedremo, era. Senza il marito non è nessuno. Le donne in cui queste dee vivono come archetipi sono con tutta probabilità vulnerabili. La conoscenza di Hera, Demeter e Persefone può dare alla donna un insight sulla natura del suo bisogno di rapporto e del suo modo di reagire alla perdita. Quando queste tre dee sono archetipi dominanti, la spinta motivazionale è rappresentata dal rapporto, più che dal conseguimento di un obiettivo, dall'autonomia o dal piacere di una nuova esperienza o dalla conoscenza profonda di sé, di entrare dentro come Estia. Poiché il fuoco dell'attenzione è sugli altri e non su una meta esterna o su uno stato interiore, le donne che si identificano con queste dee sono attente e ricettive agli altri, verso gli altri. Ciò che le motiva è la gratificazione del rapporto, approvazione, amore e attenzione. E il bisogno proprio di ogni archetipo, essere compagna, che era, accudire Demetra, essere dipendente, Persefone, core. Allora, vediamo che se ci sono questi principi molto presenti e non riusciamo comunque a far emergere un'altra divinità, abbiamo una possibilità meravigliosa che la Dea e Dio ci offrono. Se abbiamo presente questo sentimento molto profondo di essere madri, ma per un motivo o per l'altro non abbiamo dei figli che possiamo accudire direttamente, possiamo prenderci cura e iniziare a realizzare, a instaurare una relazione di maternità con l'aspetto divino. Quindi percepire Radha e Krishna come bambini. Quindi la Dea e Dio si manifestano anche in queste forme
di bambini per farsi prendere cura da queste persone, da queste donne che hanno l'archetipo della madre innato in loro. Infatti ci sono le Murti, che sono proprio le manifestazioni di Radha e Krishna piccoli, Gopala e Gopalina. Nella tradizione Vaishnava il divino è così misericordioso che assume ogni tipo di personalità e di relazione per scambiare amore con i suoi devoti. È meraviglioso questo, perché se c'è presente il principio e l'archetipo di Era, della moglie, allora si potrà adorare Krishna in quel sentimento di moglie. Certo, le mogli vivono un altro mood, un altro rasa a confronto a quello che ha portato Chaitanya Mahaprabhu, quindi collegato a Radharani, ma questo adesso non è importante. È per far comprendere che anche molte religiose, donne religiose, che non sono di questa religione, di questa tradizione, ma per esempio cattoliche, hanno un rapporto con Dio come sposo, come il loro sposo. Così possono colmare le relazioni frustranti che si possono avere con gli esseri umani, che mai riescono fino in fondo a soddisfare questi tre bisogni. Quindi vediamo, sentirsi madre, e lo possiamo fare con la divinità, sentirsi moglie, e lo possiamo fare, e sentirsi figlia, lo possiamo fare con l'archetipo della dea madre, che ci nutre, che ci sostiene sempre. Questo è meraviglioso. Quindi queste tre relazioni di dipendenza possiamo riportarle su un'ottava più alta, non dipendere più da relazioni condizionate umane, ma da uno scambio con il divino puro e assoluto. Ma adesso approfondiamo invece cos'è questo archetipo della moglie. Allora, abbiamo visto, prima di andare a parlare di Era, quest'archetipo che deriva da Era, Demetra e Persefone ci fanno essere vulnerabili, ci possono far cadere nel senso di vittimismo, e c'è una coscienza diffusa, cioè noi siamo focalizzate sull'esterno, ma non su un obiettivo preciso. Quindi siamo esterne a noi. Le dee vulnerabili sono vittime. Era fu umiliata, ingannata dal marito, Zeus, che non teneva in alcun conto il suo bisogno di fedeltà. Il legame di Demetra con la figlia fu ignorato, come lo fu la sua sofferenza, quando questa venne rapita e tenuta prigioniera nel mondo degli inferi. Qui il dolore più grande in assoluto l'ha vissuto proprio Demetra. Immaginate il dolore di una madre che viene separata a forza dalla figlia. La madre l'ha cercata ovunque, ha cercato in tutti i modi di riaverla. Ma la figlia, per 3 mesi all'anno, doveva essere lontana dalla madre, rapita da Ade, da questa divinità maschile, che l'ha desiderata, l'ha voluta come moglie. Quindi vedete proprio la madre che soffre del distacco forzato dalla figlia o dal figlio. Come curarlo? E qui vedremo le varie soluzioni. Le dee che hanno la capacità di stabilire limiti e realizzare obiettivi, come Artemide, o quelle che studiano problemi e mettono a punto strategie, Atena, entrambe attitudini che richiedono una modalità di coscienza concentrata, sono le dee vergine,
quelle invulnerabili. Invulnerabili significa che loro sono complete indipendentemente dal rapporto che possono avere di madre o di moglie o di figlia. Donne come loro è meno probabile che diventino vittime. Per evitare di diventare una vittima, la donna deve mostrarsi concentrata e sicura di sé, quindi deve alimentare e risvegliare queste dee dentro di sé. E ora andiamo ad Era, dea del matrimonio, donna fedele e moglie. La maestosa, regale, splendida Era, che i romani conoscevano come Giunone, era la dea del matrimonio, è la dea del matrimonio. È la consorte di Zeus, Giove per noi romani, divinità suprema dell'Olimpo, che regna sui cieli e la terra. Si pensa che il suo nome significhi grande signora, forma femminile della parola greca eros, eroe. I poeti greci ne parlano come la dea dell'occhio, dall'occhio bovino, per decantare i suoi occhi grandi e bellissimi. Il suo simbolo, sono la mucca, la via lattea, il giglio, l'iridescente coda del pavone, tutta occhi, simbolo della vigilanza che le è tipica. La mucca sacra fu un'immagine a lungo associata alla grande madre come dispensatrice di nutrimento, mentre la via lattea riflette la credenza precedente all'apparire della divinità dell'Olimpo che la via lattea provenisse dalle mammelle della grande dea come regina del cielo. Allora, vediamo che anche qui questi archetipi e simboli, per esempio della mucca, del pavone e così via, sono collegati alla grande dea. Poi questa grande dea è frammentata in diverse divinità, ma la grande dea, quando noi ci riferiamo a lei in senso assoluto, è al di là dei condizionamenti che riscontriamo nelle divinità che stiamo studiando. È importante questo principio. Perché? Perché queste dee vengono comunque rappresentate in un ambito di materialità, quindi pianeti celesti sottili, ma comunque condizionate dalle influenze della natura materiale. Invece la Dea Suprema, che è collegata a Rada nel suo aspetto più intimo e profondo, e assoluto, oppure come madre, come Durga, o Lakshmi, la sposa, la dea che diffonde questa ricchezza, questa bellezza. Queste sono le dee che esistono al di là della natura materiale. Quelle che stiamo studiando invece sono parti delle loro qualità, ma anche dei difetti, che nascono entrando in contatto con la natura condizionata. Questa concezione è poi entrata a far parte della mitologia di Era. Quando il latte le sgorgò dal seno, si formò la Via Lattea. Le gocce che caddero sulla terra divennero gigli, fiori che stanno a simbolizzare un'altra credenza pre-ellenica sul potere autofertilizzante dei genitali femminili. I simboli di Era e i suoi conflitti con Zeus riflettono il potere che aveva una volta come grande dea, il cui culto fu anteriore a quello di Zeus. Qui viene proprio mostrato che prima dell'era patriarcale, anche sul piano religioso, si adorava la grande dea madre. E ritornare a questo principio di comprensione che il Dio che conosciamo noi ha sempre avuto l'aspetto femminile della dea è fondamentale.
Nella mitologia greca aveva due aspetti contrastanti. Era solennemente onorata e venerata nei rituali come potente dea del matrimonio e veniva denigrata da Omero come bisbetica, litigiosa, vendicativa e gelosa. Queste sono le parti condizionate, che poi si riflettono nella donna, che ha questo archetipo in maniera predominante. Genealogia e mitologia. Figlia di Era e di Crono, Era fu inghiottita dal padre appena nata, come accadde a quattro dei suoi fratelli. Abbiamo visto che anche Este ha fatto la stessa fine. Quando emerse dalla cattività nel corpo di Crono, era già fanciulla e venne affidata alle cure di due divinità della natura, che furono come due anziani genitori adottivi di alto lignaggio. Era divenne una dea bellissima, attirò su di sé l'occhio di Zeus, che a quell'epoca aveva spodestato Crono e i Titani, diventando il signore degli dei. Non importa che lui è il fratello di Era, perché lì ci sono altre regole, altre leggi, altri simboli proprio. Per avvicinarsi alla Virginia fanciulla, Zeus si trasformò in un tenero e tremante uccellino che la impietosì. Per riscaldare quella creatura infreddolita, se lo pose sul seno. Zeus abbandonò allora il travestimento, riprese l'aspetto maschile e cercò di prenderla con la forza, ma senza successo. Lei resistette alle profferte amorose finché lui non promise di sposarla. Si dice che la luna di miele sia durata 300 anni. Quando la luna di miele finì, era proprio tutto finito. Zeus tornò alle sue abitudini promiscue di prima del matrimonio. Prima di sposare Era, aveva avuto sei diverse consorti e molti figli. Tante e tante volte le fu infedele, suscitando la gelosia vendicativa della consorte tradita. Ma il furore di Era non si rivolgeva contro il marito, bensì contro l'altra, che il più delle volte era stata sedotta, violentata o ingannata da lui, contro i figli concepiti da Zeus o contro testimoni innocenti. Molte sono le storie che narrano la collera di Era. Quando Zeus portò Egina in un'isola per farla sua, Era liberò un drago mostruoso che distrusse la maggior parte della popolazione. E quando si adirò per la nascita di Dioniso, fece impazzire i genitori adottivi nel vano sforzo di eliminarlo. Callisto fu un'altra infelice che rimase vittima dei riti incrociati fra Zeus ed Era. Zeus ingannò Callisto assumendo le sembianze di Artemide, dea della caccia, e poi seducendola. Era reagì a questa storia trasformando Callisto in orso e proponendosi di farla uccidere dal figlio ignaro. Ma Zeus pose madre e figlio in cielo sotto forma di costellazioni, l'orsa maggiore e l'orsa minore. La dea era oltraggiata dalle molte storie amorose di Zeus, che disonorava il matrimonio per lei sacro e le dava ulteriore dolore, favorendo i figli avuti da altre donne. Per colmo di ingiuria, Zeus diede vita da solo alla figlia Atena, che abbiamo visto, no? Che inghiottì l'altra moglie. Che è Atena, dea della saggezza, dimostrando di non aver bisogno di Era neanche per questa funzione. Era ebbe molti figli, reagendo alla nascita di Atena, in stile occhio per occhio, dente per dente, decise di generare da sola un figlio e concepì Efesto, dio del fuoco. Ma quando gli nacque con un piede storto, un figlio imperfetto, a differenza della perfetta Atena, lo rifiutò e lo scaraventò giù dall'Olimpo. Stando ad alcune narrazioni, Era fu anche l'unica genitrice di Tifeo, un mostro disumano e distruttivo, spaventoso e malefico. Questi figli sono anche i sentimenti che nascono da lei. Quindi le donne che hanno questo archetipo possono far nascere questi figli.
E un altro figlio che è nato invece da Era e Zeus è Marte. Ares, per i greci Ares, che è il dio della guerra, che però Zeus lo disprezzava perché aveva troppa incandescenza nella battaglia e perdeva la testa. Per questo prediligeva molto di più Atena, sua figlia. Bene, l'archetipo era, come abbiamo visto, è l'idea del matrimonio che fu riverita e oltraggiata, onorata e umiliata. Possiede attributi positivi e negativi, assai più marcati di molte altre dee. Quindi è fondamentale capire per noi se questa dea è presente, perché ci può condizionare veramente tanto. Ecco, ci può far sprofondare nel dolore. Annalisa ha scritto: Rade, rade, quante cose belle ci insegni. Grazie, sono veramente felice di poter condividere questo perché tenerlo per me e leggerlo solo per me non ha lo stesso gusto. Io prima delle dirette leggo il mito che dovrò andare a trattare, per poi cercare di fare una sintesi, perché sono più di 22 pagine ogni mito, 22-25 pagine, e sarebbe molto lunga la storia se dovessi leggere tutto. Però sento che è un lavoro che aiuta le altre mie sorelle e fratelli, perché leggerò anche quello sugli uomini, finito questo. Ed è fondamentale conoscere questi archetipi. La natura condizionata va consacrata anch'essa attraverso la conoscenza, riportandola nel cuore, nella realtà divina che si manifesta. E questa lettura ci aiuta proprio a fare questi passaggi. L'archetipo Era rappresenta come primo e più importante elemento il desiderio di essere moglie. La donna con un forte archetipo Era si sente sostanzialmente incompleta senza un compagno. È spinta al matrimonio da un istinto che le deriva dalla dea. Il dolore per la mancanza di un compagno può essere un'esperienza interna profonda che la ferisce, come il non aver figli per una donna che invece è come Demetra, la madre. Il matrimonio gli piace proprio come istituzione, cioè lei non è che desidera tanto la coppia, ma proprio il fatto di sposarsi. Afrodite è più invece per la relazione d'amore, per lei il centro è l'amore, invece per Era è il matrimonio. Non esiste amore senza matrimonio per Ha bisogno del prestigio, del rispetto e dell'onorabilità che il matrimonio rappresenta per lei e vuole essere riconosciuta come la signora de tal dei tali. Non vuole semplicemente vivere insieme a un uomo, anche in un'epoca che non stigmatizza questa situazione. Perciò preme per un riconoscimento ufficiale. Per lei il matrimonio in grande, fatto in chiesa, è infinitamente preferibile al matrimonio civile. È la classica donna che per lei il giorno del matrimonio è il giorno più bello di tutta la sua vita. Quando l'archetipo Era è presente, il giorno delle nozze, si sente proprio come una dea. Sposarsi, è considerato la realizzazione di una donna per lei. Sì, l'archetipo riflette la personalità. Quindi, in base a tutte le altre vite che abbiamo vissuto e desideri che abbiamo coltivato, si sono sviluppati in noi certi archetipi di queste idee che si manifestano e predominano la nostra vita. Conoscerle ci aiuta ad equilibrarle con altre idee, perché in noi abbiamo la grande idea che le racchiude tutte.
Però fino a quando rimaniamo nel condizionamento inconsapevole, allora è semplicemente automatico che esce fuori ciò che abbiamo coltivato. Invece se ne diventiamo consapevoli, allora riusciamo a far uscire fuori altri aspetti che ci donano un equilibrio e una saggezza maggiori. Allora, la carriera non è importante per lei, lo studio non è importante, quello che conta per lei è il matrimonio. Capacità di un rapporto impegnato. L'archetipo Era dà la capacità di legarsi, di essere leali e fedeli, di sopportare le difficoltà con un compagno e di superarle. Quando Era è la forza motivante, l'impegno della donna non pone condizioni. Una volta sposata, intende rimanere tale nella buona e nella cattiva sorte. Senza Era, la donna può vivere una serie di brevi relazioni sentimentali che abbandona quando insorgono le inevitabili difficoltà o quando svanisce l'iniziale magia dell'innamoramento. Può accadere che non si sposi mai e che viva benissimo lo status di donna non sposata, oppure che attraversi tutte le tappe, dal grande matrimonio in chiesa a tutto il resto, e ciò nonostante non viva l'unione con l'uomo che ha sposato nel modo vitale, tipico di Era. Il matrimonio sacro, che per lei è proprio questo. Dei tre significati del matrimonio, il primo per la donna Era è la realizzazione di un bisogno profondo di essere la compagna di un uomo e il secondo il riconoscimento sociale dello status di marito e moglie. L'archetipo del matrimonio si esprime anche a un terzo livello, un livello mistico come desiderio di completezza attraverso un matrimonio sacro. Le cerimonie nuziali religiose che ne sottolineano la natura sacra e lo definiscono un'unione spirituale o un sacramento attraverso il quale passa la grazia, sono rappresentazioni contemporanee dei rituali sacri di Era. La donna rifiutata, il modello negativo di Era, ecco. Questa parte esce proprio quando il sogno che lei aveva e la speranza, l'idealizzazione che ha posto su un uomo viene frantumata. La donna Era reagisce alla perdita e al dolore con la collera e con l'attività, anziché con la depressione tipica di Demetra e di Persefone. Nel mio lavoro analitico ho riscontrato che il vittimismo è un gioco di prestigio mentale che fa sentire la donna Era potente anziché rifiutata. Proprio quel senso di vendetta che gli dà potere sull'altra donna del proprio compagno, del proprio marito in questo caso. Come coltivare Era? Allora, certe donne hanno bisogno che questo archetipo esca fuori proprio perché, come abbiamo detto prima, si possa stabilire una relazione concreta e duratura nella coppia. Altrimenti, al primo problema si desidera tornare nella propria solitudine. Invece, quando è presente di più Era, ci fa anche comprendere l'importanza di certi legami che ci fanno crescere, devono essere però costruttivi e non distruttivi. Se ama un uomo che ha bisogno di fedeltà e la pretende, deve fare una scelta, decidersi a domare la promiscuità di Afrodite o l'indipendenza di Artemide in favore di Era. Ecco, questo vedete, se c'è troppo presente in noi Afrodite, allora è probabile che non si riesca ad essere fedeli alla persona che si avvicina, perché quello che conta è più che altro l'esperienza
di scambio d'amore, non tanto andare in fondo con una sola persona. Invece quando c'è Artemide molto presente, allora c'è quel desiderio di indipendenza e di stare tra le donne, di essere con le sorelle, di essere libera, di viversi nella natura, a contatto con la dea, a contatto con l'energia femminile. E ci si sente talmente complete che non c'è più il bisogno di Zeus, del cosiddetto Zeus dell'uomo. La decisione cosciente di voler essere una donna Era può rafforzare il suo legame con l'archetipo, quindi anche solo il fatto di capire questo e di sposarsi fa entrare Era nella nostra vita. Nei nostri giorni è facilmente riconoscibile, è la donna sposata raggiante che percorre la navata verso lo sposo in attesa, è la Era felice che già pregusta la propria realizzazione, la moglie tradita che scopre l'infedeltà del marito e riversa la collera sull'altra, e è la Era litigiosa. La donna Era è rappresentata dalle innumerevoli donne che hanno impersonato il ruolo della signora, tipiche vergini prima del matrimonio, o almeno fino al fidanzamento, e poi mogli fedeli per anni, infine vedove che vivono di pensione. Alla donna Era piace fare del marito il centro della propria vita. Tutti sanno che lui viene prima di ogni altra cosa. I figli di Era conoscono bene l'ordine delle proprietà del suo universo. Quanto c'è di meglio è sempre riservato a lui. Quindi prima viene il marito e poi i figli. Sembra paradossale, ma per alcune donne è così. E il bambino, la bambina, quindi i figli, lo sentono questo. L'infanzia, allora, sin da piccola Era, questa donna che ha questo principio archetipale attivo, desidera sposarsi, quindi con le bambole ci gioca come marito e moglie. Anche quando vede i cartoni animati con queste fiabe della principessa, del principe e vissero felici e contenti, è proprio il centro. Invece, per esempio, per le bambine Demetra, che hanno l'archetipo della madre, giocano con i bambolotti e vogliono essere la loro madre, prendersi cura di loro, cucinano con i giocattoli finti e fanno le madri. I genitori di Era furono Crono e Rea, come abbiamo visto, un padre privo di affetto che inghiottiva i figli, ossessionato dalla minaccia che uno di loro lo spodestasse. Infatti è successo così, no? E una madre impotente che non riusciva a proteggerli da lui. La competitività dei figli ne permette alla moglie di coltivare nuovi interessi. A quest'ultima fa resistenza passiva, custodendo segreti e ricorrendo all'inganno. Era fu la sola fra i suoi fratelli ingoiati dal padre ad avere due coppie di genitori. Allora, dopo che lei è stata rigettata dal padre, quindi è stata liberata, ha avuto questi due genitori e fu allevata in una dimensione idilliaca da due divinità della natura che le fecero da genitori adottivi. Il tema della doppia coppia genitoriale o del doppio matrimonio è comune a molte donne Era. In una situazione tutt'altro che ideale, che indurrebbe in altri figli un atteggiamento pessimista o cinico nei confronti del matrimonio, la giovane Era rimane attaccata all'immagine idealizzata che si è costruita e di cui va in cerca per uscire da una situazione familiare negativa. Invece, in circostanze più felici, vede nella stabilità del matrimonio dei genitori ciò che desidera per sé. Adolescenza e maturità. Allora, avere un ragazzo fisso è estremamente importante per lei. Se frequenta una scuola di elite dove lo status sociale conta, chi è lui diventa importante, capoclasse, capitano della squadra di calcio, membro di un club esclusiva. Cerca di fare coppia con un ragazzo che occupi una posizione di spicco e desidera ardentemente la sicurezza emotiva che le deriva dal rapporto e dal matrimonio. Quindi cercherà il prima possibile di sposarsi.
Non le interessa andare all'università, se ci va è solo per trovare questo ragazzo ideale, questo uomo. E gli piace proprio entrare nella dimensione di regina dell'Olimpo e vedere le altre come povere mortali, specialmente quelle che non hanno un compagno. Per poter giocare a marito e moglie il prima possibile, alcune donne si sposano addirittura alla fine del liceo, poco dopo. Il matrimonio è il motivo per cui si può iscrivere a un'università e se non si materializza un marito col passare del tempo, l'ansia aumenta perché il suo centro è sempre quello. Il lavoro è un aspetto secondario della vita, così come lo è l'università. Quale che sia la sua cultura, carriera, professione o titolo di studio, quando era, è la forza più potente nella psiche di una donna. Il suo lavoro è qualcosa che lei fa più che una parte importante di ciò che è. E può essere anche lasciato se il marito desidera questo. O se il marito deve spostarsi per lavoro, lei riesce facilmente a lasciare il proprio lavoro, i propri interessi, le proprie amicizie. I rapporti con le donne. Quale disprezza? Allora, disprezza certamente le donne afrodite, perché le donne afrodite sono al di là del ruolo istituzionale, ma per loro conta l'amore, la bellezza, il rapporto, lo scambio. E allora le vedono come possibili rivali. In più è un archetipo troppo lontano da loro e non lo riconoscono. Non hanno buoni rapporti con le donne, queste personalità era. E loro vivono solo per il marito, quindi le loro amicizie vengono trascurate o lasciate completamente cadere quando si sposano. Se hanno delle amiche è solo perché in coppia, allora escono e sono definite alleanze più che amicizie. Infatti, se questa amica di questa coppia si lascia con il marito, non c'è più interesse di scambio con lei, perché lei considera una donna, la valuta solo se in funzione della coppia, del marito, di essere una moglie di un altro uomo, altrimenti non gli interessa molto lo scambio con la donna in sé per sé, è solo per socializzare insieme al marito. I rapporti con gli uomini, speranze di realizzazione, sì, lei spera che attraverso il matrimonio questo rituale che per lei rappresenta il rituale sacro, Zeus, il cosiddetto Zeus, quindi il cosiddetto marito, sia portatore di realizzazione. E quindi c'è questa aspettativa archetipica, che la propria realizzazione dipenda da un uomo, dal futuro marito. La donna Era è attratta da un uomo che ha competenze e successo, caratteristiche definite dalla classe sociale e dalla famiglia di appartenenza. Artisti che muoiono di fame, poeti sensibili, studiosi di genio non fanno per lei. La donna Era non si perde dietro a uomini, che soffrono per l'arte o per gli ideali politici, come può essere Afrodite, per esempio, no? O Artemide, ideali politici. Spessissimo la donna Era sposa un uomo che rappresenta questa combinazione di creatura bisognosa di calore che lei gli offre e di grand'uomo potente. Molti uomini che raggiungono il successo spesso hanno in sé, come Zeus, un elemento bambino emotivamente immaturo che può toccare il cuore di Era quando si combini col potere che tanto l'attira.
Ciò che spesso li caratterizza è la mancanza di amicizie strette, l'incapacità di percepire il dolore segreto negli altri e una capacità di empatia poco sviluppata, perché è troppo concentrata nel ruolo esterno di moglie, di salvaguardare quello, perché per lei tutta la vita dipende da questo punto. All'immaturità emotiva dell'uomo è inoltre dovuta la ricerca della varietà più che della profondità nei rapporti con le donne e la conseguente tendenza a imbastire una sequela di rapporti sentimentali che la donna era non riesce a sopportare. Lui può essere un uomo d'affari a cui piace frequentare ritrovi notturni quando la sera esce per lavoro. Un uomo a cui piace la conquista e l'eccitamento del primo rapporto sessuale con una nuova donna, convinto che se la moglie non ne sa niente, non ne soffrirà. Poiché lui detesta parlare con lei del loro rapporto o essere messo di fronte al proprio comportamento, era ed eviterà entrambi le cose. Quindi questa donna era neanche riesce ad affrontare le situazioni dei problemi che il marito mostra. E questo è il problema. Cerca di ignorarli. Se la donna era sposa un donaiolo e un bugiardo come Zeus, a cui però crede, comportamento caratteristico delle donne era che cercano rassicurazione, verrà ferita in continuazione. Nel valutare gli altri, alcune donne percepiscono solo l'aspetto superficiale, anziché le potenzialità sottostanti, come quando si cerca una casa da acquistare e si guarda soltanto com'è al presente, senza considerare quel che era o potrebbe diventare. E per finire, delusione e dolore della donna era sono proporzionali al divario fra le sue aspettative archetipiche di realizzazione e la realtà. Un divario che può essere notevole. La donna era pensa che sessualità e matrimonio vadano di pari passo. Pertanto può accadere che rimanga vergine fino a che non si fidanza o non si sposa. Priva com'è di esperienza prematrimoniale, il risveglio della sessualità dipende dal marito. Se ciò non accade, avrà nondimeno rapporti regolari come parte del ruolo di moglie che sente profondamente. L'idea del sesso come dovere è nata probabilmente con la donna Era, tutto il contrario di Afrodite. Vedete perché queste idee difficilmente riescono a incontrarsi. Non è insolito che all'inizio della vita matrimoniale non trovi il piacere, l'orgasmo. Il perdurare o meno di questa situazione nel corso degli anni dipende dal modo in cui l'archetipo Afrodite si attiva all'interno del rapporto coniugale. Il matrimonio. La donna Era considera il giorno del matrimonio come il più importante della sua vita. Abbiamo visto che è tutto il centro. E lo stato di felicità della donna Era dipende dalla devozione del marito, dall'importanza che gli attribuisce al matrimonio e dal modo in cui l'apprezza come moglie. Ma dato che lei è attratta spesso da uomini di successo, è probabile che questo matrimonio per lui è solo un qualcosa di facciata, ma il suo centro rimane la carriera e le avventure amorose. Questo crea veramente tanto dolore e squilibrio nella donna Era. I figli. Abbiamo visto che la donna Era mette prima di tutto il padre al centro, in genere ha figli perché questa funzione fa parte del ruolo di moglie. Tuttavia non avrà molto istinto materno, a meno che Demetra non sia in lei un archetipo importante, né avrà piacere di fare le cose con i figli, a meno che non siano presenti in lei anche Artemide e Atena. Se non riesce a creare un legame archetipico madre-figlio, i figli avvertiranno il fallimento come una carenza d'amore e di protezione. Anche se è moglie e madre a tempo pieno ed è fisicamente molto presente nella loro vita, sentiranno una certa distanza e un certo abbandono emotivo.
Quando la donna era deve decidere fra marito e figli, in genere sacrificherà l'interesse di quest'ultimi per tenersi il marito. Sembra quasi contro natura per una donna, ma purtroppo è così. Infatti qui fa l'esempio di una ragazza, di una donna, che ha compreso quanto il padre sia stato distruttivo nella sua vita. E dopo aver fatto un percorso di analisi psicologica, una volta ha il coraggio di chiamarlo e di dirgli tutto questo. Ma al telefono c'era anche la madre, quindi la moglie. Lui è stato zitto e ha ascoltato tutto, i suoi errori, ascoltava. Invece la madre l'ha difeso, la moglie quindi ha difeso e gli ha detto alla figlia: come ti permetti di parlare così a tuo padre? Perché la donna Era lo vuole proteggerlo dalla realtà e in realtà non lo fa crescere così, non lo aiuta nella vera crescita. Lo percepisce, ecco, la sua lealtà andava al marito. Come osava la figlia affrontarlo? Lui è Zeus, il sovrano assoluto, per lei è così, per la moglie il marito è il dio assoluto. Come osa una figlia farlo star male? Lui è troppo vulnerabile, come l'uccellino tremante, bisognoso del calore e della protezione di Era, quindi la sua protezione. Questa è la visione che ha. La mezza età. È una situazione molto bella se è vissuta ovviamente nel matrimonio e se è un matrimonio piacevole, altrimenti lei si sente insoddisfatta e incompleta se è da sola o se vive con un uomo che non ricambia quell'attenzione e quella presenza. Anche gli anni della vecchiaia possono essere molto duri, perché la vedovanza la vive malissimo, non riesce ad accettarsi di stare da sola senza l'uomo che lei ha sempre desiderato. E quindi come starà dipende dal fatto se ha attivato, risvegliato altre idee dentro di lei. Difficoltà psicologiche. Era esercita un innegabile potere sulla vita di molte donne. Altre idee possono consentire una minore realizzazione quando manifestano un'influenza positiva, ma sono anche meno distruttive di lei negli aspetti negativi. È perciò particolarmente importante per la donna Era capire le difficoltà di questo archetipo, in quanto la Dea rappresenta una forza imperativa. È come se predominasse completamente la mente della donna e il cuore. Questo la condiziona. Le fa proprio percepire la realtà in maniera distorta, come una vittima, e quindi lei si deve vendicare. L'identificazione con Era. Vivere da Era per una donna è come identificarsi con il ruolo della moglie. Che quel ruolo le dia senso e soddisfazione o si traduca in dolore e collera dipende dalla qualità del matrimonio e della fedeltà del marito. Se l'impulso istintuale non viene soddisfatto, per lei trovare un uomo è la principale preoccupazione e non avere un compagno la principale fonte di dolore. In genere, quando è alla ricerca del compagno, si impegna nello studio o nel lavoro, ha amici e frequenta luoghi diversi, continuando a sperare di trovare un marito. Ma una volta sposata, lascia tutto. L'uomo che la prende in moglie può scoprire che dopo il matrimonio non è più la donna che ha sposato. Prima che si costringesse a corrispondere al ruolo di moglie, aveva interessi più vasti. Anche la sessualità prematrimoniale era probabilmente molto migliore. Il cambiamento nella sessualità non è raro e può risalire alla prima notte di matrimonio. L'influenza di tutte le altre idee può diminuire enormemente quando la donna Era si sposa. Questo è interessante, perché
Perché quando in una donna c'è il predominio di Era, una volta che si sposa è come se lei, Era, riesce a sedersi sul trono della coscienza di questa donna e a spodestare totalmente le altre dee. Così che siamo focalizzate solamente sul ruolo di moglie e non più di donna come realizzazione anche individuale di anima. Speranze deluse, aspettative archetipiche di uno Zeus, Teleios, che lei ha proiettato su di lui, cioè uno Zeus che la salva, che la realizza, è un'aspettativa inconscia. Molte donne Era proiettano su un uomo l'immagine di un marito ideale, per poi criticarlo e prendersela con lui quando non vive a livello delle loro speranze. Quando una donna di questo tipo insiste perché lui cambi, diventa la bisbetica, così Omero vede la dea. Un altro tipo di donna valuterà l'uomo con maggiore chiarezza fin dall'inizio. Non si aspetterà che il matrimonio lo trasformi, oppure riuscirà a lasciarlo. Ecco, questo è un punto importante. Allora, se comprendiamo che questo archetipo è presente in noi, prima di sposarci dobbiamo comprendere bene chi abbiamo davanti, perché la vita della donna Era dipenderà nella totalità, quasi nella totalità, da come si comporterà il marito. Quindi qui vediamo, si dovrà fare proprio delle domande ben chiare, di conoscerlo profondamente, conoscersi, capire se ci può essere una relazione reale e non ideale. E per di più, non rimanere in una coppia dove ti lamenti costantemente perché lui non corrisponde a ciò che vuoi, ma se veramente è così e non c'è possibilità di incontro, ci deve esserci il coraggio di lasciarsi. Perché la crescita passa anche attraverso questo cambiamento. Prigioniera fra archetipo e cultura. Infatti, la donna che ha questa dea presente è sia condizionata dalla dea stessa, ma dalla società, dalle religioni che impongono questa visione femminile molto ristretta e molto limitata. La donna esiste perché è moglie e madre e figlia, ma principalmente moglie e madre. Non esiste di per sé come un'anima che si deve realizzare e deve scoprire il rapporto con il divino, anche scollegata dal rapporto con il maschile. Questo è inconcepibile per la società patriarcale in cui viviamo. Vittima e carnefice. Lei ha proprio questo ruolo dove si sente vittima di un marito quando lei è infedele oppure non corrisponde questa presenza e questa dedizione, questa devozione a lei. E diventa carnefice, quindi il dolore in lei si trasforma in rabbia, in gelosia, in vendetta. E vediamo che il suo desiderio più grande è quello di uccidere, a livello non solo fisico, che si può intendere, ma metaforico, l'altra donna che va a interferire tra lei e suo marito, o i figli che ha avuto il suo ex marito con un'altra donna. Difficilmente ha una visione che proviene dal cuore e che le mostra la realtà per quella che è, come un volere superiore, come un evento che li ha aiutati a crescere, ad evolvere, come un volere divino. Come anche il semplice fatto di accettare che delle volte non si è fatti per stare insieme tutta la vita e che ci sono altre persone che,
si incastrano in maniera migliore con noi e ci aiutano e ci ispirano di più nel percorso di crescita. Questo è importantissimo da accettare. E ci fa anche uscire fuori dal vittimismo, dall'illusione che ci sia qualcuno cattivo con cui prendersela, che in questo caso sono sempre i figli o la donna dell'ex marito, dell'ex compagno. Infatti qui vediamo che c'è la sindrome di Medea. È spaventoso questo mito, però rappresenta l'archetipo di Era. Quando è toccata nelle corde dell'infedeltà e del tradimento. Il termine sindrome di Medea descrive molto bene la donna Era, vendicativa, che si sente tradita e abbandonata e che porta la vendetta alle estreme conseguenze. Il mito di Medea è una metafora della capacità di questa donna di mettere la propria devozione per un uomo al di sopra di ogni altra cosa e di vendicarsi se scopre che agli occhi di lui quella dedizione non vale niente. Nella mitologia greca, Medea è colei che uccise i propri figli per vendicarsi del compagno che l'aveva abbandonata. È il caso clinico della donna posseduta dall'aspetto Era, nella sua dimensione distruttiva. Infatti, quando lei ha avuto questo tradimento da parte di Giasone, e aveva deciso di sposarsi con Glauce, quindi di lasciarla. Lei stessa gli ha regalato alla sua rivale una veste magica che quando Glauce la indossò, bruciò e distrusse le sue carni, quindi la uccise. Poi si trova presa nel conflitto fra l'amore per i figli e il desiderio di vendetta, ma furia e orgoglio prevalsero e per vendicarsi di Giasone uccise i figli avuti da lui. Medea si comportò in maniera mostruosa, eppure fu chiaramente vittima del suo prepotente amore per Giasone, che poi non è amore, ma questa diventa possessività. L'amore desidera solo la felicità reale dell'altro e di chi abbiamo vicino. E quando si ama veramente qualcuno, non si può non amare tutti, in maniera diversa, ma l'amore risiede nel nostro cuore. Quando l'amore risiede nel nostro cuore, ogni nostro atto sarà pieno e colmo di amore. Quindi è buono capire che questo fuoco che tortura se stessa e tortura gli altri deve essere trasformato. Modi per crescere. Riconoscere l'influenza di Era e comprendere le suscettibilità che le sono proprie è il primo passo per andare oltre la dimensione che l'archetipo rappresenta. In più ci fa capire anche che è qualcosa che non ci appartiene realmente, ma è un condizionamento che viene al di là, che si sta al di là di quello che ci è accaduto nella nostra vita. È importante conoscere le idee, proprio per questo. Molte donne, riconsiderando precedenti rapporti, si rendono conto di aver desiderato di sposarsi più del necessario e che quello era il loro centro. Quando la donna è sotto l'influsso di Era, è probabile che si sposi la prima persona rispettabile che la chieda in moglie, o il primo pretendente con cui esce, senza smettere di pensare un attimo al matrimonio come la cosa migliore per sé. Invece farebbe meglio a resistere alla tentazione di sposarsi fino a che non ha conosciuto bene l'eventuale marito. Ecco, queste sono le domande che si deve fare per aiutarla, no? Nella scelta. Che carattere ha lui? Deve essere un pochino più introspettiva, conoscere prima di tutto se stessa, le sue necessità, i suoi bisogni e il suo modo di interagire. Poi conoscere anche l'altro, quindi che carattere ha questo uomo che ho incontrato? Qual è il suo livello di maturità affettiva?
In che misura è disposto a sistemarsi, perché lei cerca quello in definitiva? Quanto è importante per lui la fedeltà? Che cosa prova per lui? Quindi anche lei si deve domandare, ma cosa provo io per lui? Lo sto usando perché ho bisogno di un marito oppure provo reale amore? Quanto sono compatibili di carattere? Rispondere a queste domande in maniera onesta è fondamentale per la futura felicità della donna Era, perché dopo sarà dipendente dal carattere dell'uomo che ha sposato e dalla sua capacità di amarla. Sarà lui che farà di lei quel che sarà, un'era soddisfatta oppure un'era risentita e delusa. Ecco, oltre la dimensione era, limitarsi soltanto alla funzione di moglie significa limitare la propria capacità di crescita e di adattamento, come nel caso della morte o di un divorzio che dovesse mettere fine a questo ruolo, ma non solo. Qui si parla proprio di autorealizzazione della donna come anima. È diverso. È al di là dei ruoli momentanei che si possono avere in una determinata vita. Quindi si deve per forza risvegliare in una donna che decide di superare questi condizionamenti l'archetipo Estia, della saggia, di colei che entra dentro a se stessa, che si basta a se stessa. Ed deve anche incominciare a riflettere sul modello che caratterizza il suo matrimonio, rendendosi conto di essere relegata a un ruolo che nel migliore dei casi la limita. Quindi se va bene rimanere solo in questo archetipo può limitare la donna, ma altrimenti la distrugge. Questa consapevolezza è il primo passo che le rende possibile opporsi alla dimensione era e crescere al di là di questo unico e solo modello. La donna era deve schierarsi in maniera consapevole e ferma con altre divinità femminili che le consentono di trascendere il ruolo di moglie, quindi di andare al di là di questa identificazione totale, totalizzante. Rabbia e dolore trasformati in un lavoro creativo, la soluzione è Efesto. Allora, qui vediamo che quando questo fuoco dell'ira che nasce in Era per un tradimento o un abbandono da parte di Zeus, quindi da parte del marito, e il fatto che Zeus faccia una figlia senza di lei, che è Atena, allora è la stessa, fa Efesto, genera Efesto. Efesto chi è? È il dio del vulcano, è il fabbro che attraverso lo stesso fuoco, quindi lei può utilizzare il fuoco dell'ira per indirizzarlo nella creazione, nell'arte, perché Efesto è proprio questo. Usa questo fuoco vulcanico per creare qualcosa di bello. Infatti serve per forgiare armature o opere d'arte. E con questo fuoco lei trasforma se stessa, trasforma parte di se stessa. E può limitare la collera e la gelosia, canalizzando questi sentimenti in un'attività, dedicandosi a un lavoro di artigianato. Può lavorare con la creta, cuocendo al forno gli oggetti che crea, così facendo cambia se stessa, cioè in senso metaforico fa sì che il fuoco delle emozioni la trasformi in un'artigiana, anziché consumarla e distruggerla. Il lavoro di qualsiasi tipo, mentale o manuale, può servire a sublimare la rabbia. Anche, per esempio, scrivere, dipingere, no? La può aiutare. La possibilità di una riconciliazione della realtà contro il mito. Allora, ecco, la donna che ha questo archetipo
di Era spera sempre che il marito ritorni quando l'ha lasciata, quando si sono separati, divorziati. Difficilmente accetta il fatto di essere l'ex moglie e di essere semplicemente una donna che può ricominciare la propria vita. No, mantiene la sua visione come moglie e attende il ritorno del marito. Invece qui il mito ci fa capire che delle volte questo è impossibile, perché se vediamo che l'uomo si sta realmente realizzando con un'altra donna, è innamorato e sta bene, dobbiamo semplicemente accettare questa cosa e andare avanti attraverso la ciclicità che ci insegna Era. Era, infatti, nella primavera rappresenta la fanciulla, qui vediamo. Nel culto annuale, la dea era a primavera la fanciulla, in estate e in autunno la realizzata, in inverno la vedova. Quindi accettare questa fase di vedovanza e poi ritornare fanciulla, cioè ritornare a essere da sola per essere pronta a una nuova relazione, è fondamentale. Perché altrimenti viviamo in un'illusione che ci continua a far stare nel dolore, nell'ira, in quel senso di vittimismo che genera rabbia, gelosia, invidia. Vediamo anche che nel mito ci sono molti elementi psicologici. Quando Era abbandona Zeus, una volta è talmente arrabbiata che va via da Zeus, proprio perché è stanca dei suoi atteggiamenti e della sua attitudine, no? A trascurare l'importanza del matrimonio. Ma lei non abbandona solo Zeus, abbandona molte cose, anche l'idea di voler cambiare Zeus stesso, questo è importante. Quindi lascia le speranze di un cambiamento da parte di lui e abbandona il ruolo di donna vittimizzata e vendicativa. Quindi non usa più questo principio di vendetta, rimanendo focalizzata su di lui, ma si ritira, va via, lo lascia. Zeus a sua volta scopre che la consorte è veramente importante per lui e le rinvia questo messaggio. Forse solo allora Era poté divertirsi, perché alla fine riconobbe che nessun'altra donna era stata veramente importante per lui da sempre. Ognuna delle relazioni amorose era stata per lui un simbolo e non un rapporto significativo. E infatti qui Zeus fa finta di doversi sposare, ma al posto di una donna reale prende una statua. Così Era lo viene a scoprire e si diverte per questo e torna di nuovo con lui. La vita a volte limita questo felice epilogo mitico, ma spesso non è così. La donna può rendersi conto che la separazione non ha cambiato il cuore del marito, che egli non è tornato, ma che al contrario si è profondamente innamorato di un'altra donna, e così è meglio che uno si allontani completamente da lui. A questo punto è necessario che lei tenga conto della realtà. Soltanto allora proverà dolore e potrà andare avanti con una vita sua. Vediamo che questo archetipo è molto forte e può realmente cambiare la realtà di percezione. Domani, se ce la facciamo, tratteremo l'archetipo di Demetra, dea delle messi, nutrice e madre. Quindi un altro aspetto molto, molto profondo nella natura femminile. Bene, vi ringrazio e vi auguro una bellissima serata e di prendere sempre più coscienza di queste idee, di questi miti, di queste energie, di queste forze che esistono in noi, di poterle
consacrare, purificare verso lo scopo supremo dell'amore divino. Tutte le glorie alla Dea, Rade, Rade.